lacrime sulle guance di madonne in chiesa, beghine sulle panche a recare offesa a quel Dio che esiste solo nel loro portafoglio. Così io spicco il volo ed è quello che voglio, ma cado su un albero di mele, attutito dai suoi rami, e l'arcangelo Gabriele mi dice: è così che ti sfami? Guarda che la mia non è fame, ma solo sete di vendetta. La gente in giro è letame, che sia maledetta. Basta sapere aspettare che la ruota gira, basta sapere aggiustare una già buona mira. Così scendo dal melo per salire su un pesco. Una volta apprezzavo il cielo, ma oggi non ci riesco. E della rabbia l'essenza mi trasforma in salma. Avessi Francesco pazienza, o almeno la sua calma. Così mi spazientisco e scrivo alzando i toni. Ma te lo garantisco, si incazzeranno i buoni. Lacrime di sangue sulla mia faccia sporca. Un poeta è esangue, non è Garcia Lorca. Lo sfregio a una Madonna delle Dark Queens. Lo stupro in minigonna, assolto per i jeans. La tua fede tra i trofei, cavalcatore di manie. La predica falla nei rodei, dove la chiesa è tra le fobie. Lacrime di sangue dei fedeli del coro. Palle e male lingue non sono del toro. Il buonismo della società ormai perdona l'omicidio, e la predica di sua santità è un'istigazione al suicidio. Se non la pensi come devi, se non vuoi stare al passo, non so se sopravvivi alla squadra e il compasso. Stai attento a quello che scrivi, potresti rivelare la verità, giudicato come i sovversivi o come un figlio di Allah. La gente preferisce le frottole, un cielo nero ma dipinto a pastelli, la verità uccisa dal proiettile, lo stesso che ha ucciso Mino Pecorelli. Osservatorio politico, osservatorio romano, Emanuela Orlandi un caso atipico, consuete invece le orge in Vaticano, che nel nome del padre hanno abusato del figlio, lo Spirito Santo e sua madre hanno macchiato il giglio. Dove affonda la concordia? Dove il silenzio ha la tosse? Dove muore la misericordia, lasciando strane gocce rosse? Quelle lacrime sul viso han dipinto alla Madonna una specie di sorriso, scandalizzando la nonna, che ai suoi tempi bei c'erano altre cose, vive del muto coi nei, ma eran più rosse le rose. Un orologio in Emilia s'è fermato alle 10:25, non han battuto ciglia oltre il binario 5. In terra corpi e sangue, in cielo piange una cicogna, han visto lacrime di sangue in una Madonna a Bologna. Uomini dello Stato con la pretesa di custodire segreti come quella musa che piange per il generale dalla chiesa, a cui nessuno ha ancora chiesto scusa.